Allora, eccoci qua. Perché è importante creare un account di Binance o comunque di un exchange? Considerate che l'exchange è il mezzo di trasporto per portare i vostri soldi dalla valuta, per esempio euro, alla criptovaluta che vi serve poi per comprare pacchetti, contratti e qualsiasi altra cosa nei vostri progetti su cui andrete a investire. Che può essere mining, forever, che può essere IP marketing o tante altre cose che poi vedremo assieme nel corso dei prossimi mesi. Per l'iscrizione potete utilizzare questo link che trovate anche nella descrizione. Tra l'altro, utilizzando questo link, a volte potete anche ricevere dei bonus. E primissima cosa, dovete avere un account Gmail, ok? Ci scriviamo via email, ma mi raccomando, un account Gmail. Non utilizzate account non Gmail perché alcune persone hanno riscontrato problematiche durante l'iscrizione. E altra cosa, mi raccomando, mettete dati reali, ok? Vi chiederanno i documenti, come succede nella maggior parte di questi casi con gli exchange. Utilizzate nomi reali, documenti reali, in modo da poter poi ricevere soldi, perché sennò potreste andare incontro a problematiche in caso che perdete la password o in caso che avete problemi di ritiro. Quindi utilizzate Gmail e informazioni reali. Ok, iniziamo. Creiamo una password. Create account. Ora dovete andare a cercare il codice nella email, la verifica. Eccolo qua. Basta copiarlo e incollarlo. Ok, qui semplicemente andiamo su Go to Dashboard. E qui vi chiederà Phone Verification and Google Verification. Iniziamo con Phone Verification. Qui inserite il vostro numero di telefono, magari qui, scrivendo Italia, trovate il prefisso più velocemente. Fate mandare l'SMS code. Nello stesso tempo già vi fate mandare l'email code. Sempre sottolineando. Ecco. Ed eccoci qua, questa è la dashboard di Binance. A questo punto, il secondo step è andare a verificare l'identità. Molto importante, anche perché ci vuole qualche giorno, possono volerci 24-48 ore, ci vuole un pochino di tempo prima della verifica, quindi quindi vi consiglio di farlo prima possibile. A questo punto, cliccate su Verify Now. Ovviamente tutto questo da voi in italiano e iniziate a inserire i vostri dati, data di nascita e seguite gli step. A un certo punto, io non lo farò adesso perché ho già il mio account di Binance e non sono in Italia, quindi è inutile che io lo faccio in italiano. Vi chiederà, i dati, anche il tipo di indirizzo, tutto quanto, inserite tutto ciò che vi chiede in maniera corretta e precisa. Vi chiederà un documento di identità. Dovreste diventare verificati, ok? Una volta che siete verificati, potete operare, quindi potete sia depositare che ritirare. Non vi spiego nulla in questo momento di Binance, perché Binance serve solo come mezzo di trasporto e in ogni piattaforma che io andrò a farvi vedere, che avrò già testato,
In quel video vi spiegherò come utilizzare Binance per fare quel certo tipo di investimento. E mi raccomando, per qualsiasi problema, nella descrizione del video trovi tutti i contatti.